degno rappresentante del movimento notavo, è un problema chi ha fatto questa mozione. Prima domanda, l'ha letta, l'ha meditata e ha capito che cosa ha scritto e che cosa ha votato? Perché mi sembra una mozione estremamente masochista. Io mi sono tirato giù la carta delle famiglie del Piemonte e guardo la provincia di Vienna. Se c'è un posto che praticamente non è servito da ferrovie che hanno il diritto di chiamarsi con questo nome, e quindi ferroviariamente parlando è tagliata fuori dall'Europa e dal mondo, ma anche solo dal Piemonte, è la provincia di Biella. Sì. Perché la provincia di Biella ha solo tre piccole ferrovie non elettrificate a binario unico su cui viaggiano soltanto le vetturine diesel che vanno da San Già a Biella San Paolo, da Biella San Paolo a Novara e da San Già a Romagnano Sesto. Allora io pongo il problema a quelli che hanno scritto queste cose e gli chiedo, ma lo sanno che la coperta è stretta, anzi è sempre più stretta? Lo sanno che se i soldi partono da una parte non ci sono dall'altra parte? Allora, se si spendono i soldi per il TAV, vi prego scrivete il TAV, perché anche la Treccani dice, Torino ha ragione quando scrive e dice che si deve dire il TAV, visto che è il treno ad alta velocità. La TAV era la società TAV, che era SPA, ma è un'altra roba. Allora, se i soldi vanno a finire nel TAV, non ci sono più per mantenere, per migliorare, per fare l'elettrificazione di quella linea a binario unico che da Biella arriva a Santiago, perché se fosse elettrificata magari tutti i treni non dovrebbero cambiare, farle cambiare i passeggeri a Santiago, perché non c'è un solo treno che vada direttamente da Torino a Biella. La Torino a Biella si impiega 1 ora e 24 minuti quando va bene, perché se tardi per disgrazia o c'è un ritardo sulla linea Torino-Milano normale e quindi si arriva a Santiago in ritardo, si perde la coincidenza, buonanotte al secchio, alle 10:30 di sera non ci sono più treni e quindi andiamo in macchina. Ma non solo, la provincia di Biella non ha neanche un'autostrada, voglio dire, non è che state bene da quella parte lì neanche. E quindi anche lì se i soldi si mettono da una parte non si trovano dall'altra. E mi pongo il problema di chi ha firmato questa roba qui. A parte delle stupidaggini che non stanno in intera intera, che dimostra che non si muove neanche quello che passano, perché non parlerà l'ingegner Vela, io mi chiedo soltanto come si fa a firmare una cosa del genere dicendo che si opera nell'interesse dei cittadini. Ma questi sono interessi dei partiti, di quelli che mangiavano la grande torta. Perché il TAV è una grande cosa, questo è il dato di fondo. Oggi sui giornali la finanza ha di nuovo detto che il 2017-2018 le tangenti sugli appalti sono aumentate del 47%. Cioè, ma vi rendete conto, rubavano già prima, nell'ultimo anno rubano ancora di più. Allora, perché i soldi vanno a finire sempre nelle grandi opere e i partiti sono tanto interessati alle grandi opere, perché le grandi opere hanno un solo collettore di tangenti che distribuisce bene. Ma se io faccio tante piccole opere utili, metto in sicurezza il territorio, metto in sicurezza
l'ambiente idrogeologico, metto a posto le scuole, gli ospedali, li metto a norma, notate bene, non chiedo niente di speciale, metto a norma gli edifici pubblici sulla base di quello che sta scritto nella legge. Allora capite che lì sono in tanti che prendono i soldi di queste opere. E i collettori sono tanti e alla fine si rischia che vanno a finire da un'altra parte invece di andare a finire a Roma dove serve. E allora questa è la spiegazione del perché i soldi vanno spesi in un posto e in un altro. Io mi fermo qui. Allora, io mi presento Roberto Vela, faccio parte della commissione tecnica incaricata dall'Unione Montana di Susa, Valle di Susa, Bassa Valle di Susa, nonché del Comune di Torino, del Comune di Venaria e del Comune di Torrazza per esaminare tutti i problemi, tutti i progetti legati all'alta velocità Torino-Lione. Un lavoro che insieme ad altri colleghi, siamo una dozzina di componenti di varie discipline, facciamo dal 2010 a titolo assolutamente gratuito, a sostegno non solo delle amministrazioni che prima citate, ma di tutti i comuni, di tutti i raggruppamenti, di tutte le associazioni che hanno bisogno di un supporto tecnico per affrontare questi problemi. E come estrazione io ho lavorato per 33 anni in una società di ingegneria che curava la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali e gli ultimi 15 anni ho curato la progettazione e la realizzazione delle linee alta velocità Torino-Lione. Detto questo, la domanda che ci si pone è: questa linea serve o non serve? Ovviamente i proponenti d'opera dicono con varie declinazioni nel tempo che quest'opera non solo serve ma è indispensabile. Il concetto della Torino-Milano, della Torino-Lione, pardon, è nato verso la fine degli anni 80, primi anni 90. Già allora sui giornali comparivano le notizie che la linea esistente era prossima alla saturazione, che se non si fosse fatta l'opera in termini molto ristretti di tempo si sarebbe bloccato tutto il traffico. In quegli anni, all'inizio anni 90, la linea nasceva come una linea ad alta velocità passeggeri, poi, visto che comunque il numero di passeggeri ipotizzati anche nelle prospettive non poteva giustificare in alcun modo l'investimento, si è passati, verso la fine degli anni 90, a un discorso di trasporto merci, con realizzazione di analisi di sviluppi futuri del traffico che prevedevano incrementi rispetto al traffico esistente all'epoca di 2, 3, 10 volte. Ultimamente, per chiudere il discorso storico, per stessa missione del commissario governativo che preposto alla realizzazione dell'opera, cioè la Provincia Poglietta, nello quaderni dell'osservatorio per la Torino-Lione, tutte le previsioni fatte nel passato, e questi sono documenti ufficiali, sono il timbro della Presidenza del Consiglio, non solo i documenti del Movimento degli Oppositori dell'Opera, tutte queste previsioni sono state decisamente ridimensionate, ridotte all'osso, perché ci si è accorti che quanto era stato previsto in quegli anni, non aveva nessuna attendibilità. Noi in tutte le nostre pubbliche manifestazioni, serate, interviste, abbiamo sempre denunciato la inattendibilità di questi dati. Nel 2017, con il documento governativo di quaderno quaderno 2010, che ripeto è un documento ufficiale dello Stato italiano, è stato riconosciuto che le nostre osservazioni erano valide. A giustificazione si è detto in questo documento che i dati erano stati, i dati fuorvianti erano stati dati dall'Unione Europea che aveva surdimensionato le prospettive di sviluppo. In termini di soldoni
attualmente la linea in previsione, il motorino di Ione, dovrebbe trasferire nell'intenzione dei proponenti il 50% di tutto il traffico mercantile alla frontiera italo-francese, partendo da Ventimiglia al Monte Bianco, strade più ferrovie esistenti. Le previsioni precedenti invece parlavano per la sola ferrovia al 2035 circa 35 milioni di tonnellate di merci, al 2050 oltre 50 milioni di tonnellate. Adesso siamo arrivati a un 50% di quello che passa attualmente e attualmente siamo intorno all'ordine dei 40-42 milioni di tonnellate di merci su tutta la frontiera italo-francese, essenzialmente queste 40-42, che oggi viene trasportato per il traffico passeggeri previsto è ridotto a qualche coppia di treni, il traffico già saturato da due o tre treni in un senso, due o tre treni in un altro senso, che percorrono la linea che da Milano va a Lione. Quello di cui si sta parlando in questi giorni e che ha destato tutto il gran cancan mediatico, eccetera, è una quota parte molto ridotta di tutta la Torino-Lione. Torino-Lione sono 270 km. E attualmente si sta parlando della sola sezione transfrontaliera che va da Saint-Jean-de-la-Maurienne a Bussoleno-Susa, 63 o 64 km. Per cui, facendo cifra tonda, sono escluse da tutte le dissertazioni che vengono fatte in questi giorni altri 200 km che sono per una sessantina in territorio italiano, Bussoleno Settimo Torinese, con aggancio alla linea alta velocità, alta capacità Torino-Milano, e circa un centinaio o poco più di chilometri in territorio francese. Di questi due pezzi, di cui non si parla, allora per la quota francese, i francesi con atto ufficiale hanno rimandato a dopo il 2038 la discussione se fare o non fare la linea di approccio da Lione a Saint-Jean-de-la-Maurienne, non la realizzazione, la discussione se eventuali incrementi di traffico portati dal tunnel di base di sezione transfrontaliera sono tali da giustificare forti impegni finanziari in Francia, perché è un terreno prevalentemente montuoso che ha bisogno di linee in galleria con costo massimo. Per la parte italiana, Bussoleno fino a Settimo Torinese, allora, sono stati abbandonati completamente i primi 20 km da Bussoleno a chiusa di San Michele, c'è stata cancellata una grossa galleria, una lunga galleria, completamente cancellata da qualsiasi progetto presente o futuro. È solo presente un progetto preliminare, fermo al CIPE da ormai 5-6 anni, di una tratta di una quindicina di chilometri da Abigliana a Orbassano, alla periferia di Torino, dove c'è uno scalo d'ufficio. La tratta ultima da Orbassano a Settimo è stata cancellata per problemi di costo e difficoltà reali. Per cui, di tutti i 270 chilometri, il battage pubblicitario è concentrato sui 63. In Francia è rimandato tutto al 2003, dopo il 2038, e in Italia c'è un progetto preliminare fermo da diversi anni di soli 15 km. Per cui quello di cui si sta parlando in questi giorni, penali, non penali, costi, si viene tagliati fuori dall'Europa, dal mondo, eccetera, eccetera, è una tratta intermedia che è la sezione. Allora,
Come sapete, in Valle di Susa esiste una linea ferroviaria. Tanti la chiamano linea storica perché la fanno risalire ai tempi del Cavour, il traforo del Frejus viene realizzato nel 1871. E in base a questa affermazione dicono che è una linea vecchia, non è più adatta di stato. Annotazione, Quintino Sella tra i progettisti, geologo. E Sommelier che hanno inventato le perforatrici ad aria compressa che ha permesso di realizzare, se no sarebbero state ancora lì a scavare il problema. Allora, questa è un'affermazione che era, diciamo, vede un 10% della realtà. Negli anni 70-80 la linea da Susa, diciamo meglio da Bussolena, fino a Bardonecchia è stata sono state rettificate le pendenze, i raggi di curvatura, per cui la salita nominale serve per l'ascesa da Bussolena a Bardonecchia è molto più agevole, si sono corretti i difetti di un tempo e il vecchio binario è utilizzato per la discesa. Sono state ampliate le gallerie, ma soprattutto nel primo decennio di questo secolo sono stati spesi qualche centinaia di milioni di euro suddivisi tra Italia e Francia per ammodernare il tunnel del Frejus, per renderlo agibile ai massimi traffici che possono percorrere le linee ferroviarie. Sono stati spesi quasi 200 milioni. Allora, la linea non è più la linea dell'Ottocento, ma è una linea ammodernata. Elettrificata, doppio binario, eccetera, eccetera, ampassante. Questa linea ha le stesse caratteristiche, sia come pendenze, come raggi di curvatura che sono quelle che danno le limitazioni al traffico ferroviario, delle linee ferroviarie svizzere che in un certo lasso di tempo vedevano un incremento notevole del traffico merci, mentre la linea del Frejus vedeva una forte diminuzione. Vi leggo solo dei dati, questo bisogna leggere per non dire stupidaggini. Nel periodo 97-2016 il traffico ferroviario Italia, il traffico merci, Italia-Francia è diminuito del 71%. Questi dati che leggo non sono del movimento Notav o dei depositori dell'opera, ma sono certificati dall'ente federale svizzero dei trasporti che incarica una società che si chiama Alpinfo di fare il monitoraggio di tutto il traffico merci su tutto l'arco alpino, da Ventimiglia alla Slovenia. Ogni anno vengono pubblicati questi traffici, tanti traffici, certi, per cui 97-16 il traffico ferroviario merci è calato del 71%. Sulla Svizzera nello stesso tempo è aumentato del 63%, sull'Austria nello stesso tempo 46%. Poi se si vanno anche a sommare i traffici stradali, sempre questo Alpinfo certifica per l'ente federale svizzero che tra Italia e Francia il traffico è diminuito del 6,5%, cioè anche per strada con Italia e Francia è diminuito il traffico, per cui il volume totale tra Italia e Francia in 15 anni tra il 2001 e il 2016, ma gli anni non sono importanti, è diminuito del 18%.